يعني جيبوه البيجارتن Per le elezioni? البيجارتن دمارة بشكي برغراندا چبو اصلا حسابا AKP بوكو اف سيستما فاشيزم يكسلانتي تمامي ده بدرونشكانن بريه البيجارتن Che le elezioni sono accadute in una situazione molto molto pesante. C'era l'AKP che voleva mettere la sua Islam, Unica di un donna. unico uomo, la forza di un unico uomo sopra. Jiberbi ev hesap aslında ne tam jiho ne girtiye hembere Questa forza non aveva ancora trovato il suo posto. hembere yekzilamti ne teni HDP aliye embejin eni eki demokrasi aslında çebiyeli demahil bijartı ne Contro questa forza di un unico uomo non era solo l'HDP, ma era una forza, un fronte democratico che racchiudeva diverse forze. Ev eniye demokrasi pırskirik evançı bu. Yani Ali'ye geldi. Ali'ye civak da pırskirik tune bu. Civak amade bu ku jibovi berhobede. Zaten ev çar ersalin davi. Hembere embejin pekanine AKP civak berhobede. Dıxuazın rumete demokrasi bir parezin. Lebeli kesin kureberti civan rabıkı tune bu. Yani ev vekreber şora CHP yani heviye hocareki hatın CHP'de komkırını. Partik Sosyal Demokratlı Türkiye hatta netevi de parezi ev şaştiyavan bu binerin Ok, questo fronte democratico non aveva problemi a livello sociale perché la società cioè, era pronta a resistere e riusciva a resistere. Anche negli ultimi 4 anni erano riusciti a resistere contro l'HP, quindi riuscivano a mantenere una resistenza. Il problema di questo fronte democratico è che non aveva una, la chiamano reverberi, una guida, qualcuno che aprisse la strada, qualcuno che riuscisse in qualche maniera a coordinare questa cosa, che per un certo tempo è stato il GEP, che però era un partito socialdemocratico con base nazionale, base statale. Yani ev işte kez bejim bu hatta Türkiye'ye ama hatta Kürdistan'da yani me demek o AKP'le çabada bejim peyvajoya aşiti daviyaniye pekanine faşizm hatta daviyaniye me rastiye AKP naskır vekkelle kurt. Jiberbici heviyame yani cahreki de hilbijartın çevirdi dınav Kürdistan'a da hem bu revşi zaten em vatiye ki dedin hilbijartın ne o kaskırandı. Ezviya dıkmazın bejim belertişte. Ok, questo che vi ho detto prima riguardava la Turchia, per quanto riguarda il popolo curdo, invece alla fine, in quest'ultimo periodo, hanno conosciuto la realtà dell'AKP attraverso appunto quello che avevano fatto e che questo ha portato a comprendere anche che il significato delle elezioni non è un significato così gigantesco, non è un peso così Yani em gigantesco. hilbijartın da tişte kume hevi dikir encamek rahme mesela bejim bir de Hazaran reve biriye HDP zindan ede bu. Dema hilbijartın ede kesin ku erk gırtıbun hilbijartın ede ve evle karibi parezin. Evana jiberi hilbijartın haftaki çavadı bejin hatın gırtın. Yani pır revşeki granda rahme revşe granda eger şestu heft parlamenter der bıxın ci Nozdeyvan jin bi embejin dına van da embejin naslamayın rastici çepkır de parezin evanaji çavadı bejin jibome serkeftine ki mezin bu. Ok, eravamo in una situazione in cui c'erano 10.000 tra le persone che guidavano l'HDP, che coordinavano l'HDP, che si trovavano in carcere. Sì, molti erano in prigione, erano state messe in prigione anche in quest'ultimo periodo. E quindi il fatto che ci siano state 68 persone elette, di cui 19 donne, per la sinistra è stata una vittoria molto molto grande. Disa naslamayın jin ku levederi heye mesela bu me pır vati ekibi sembolik heye embejin devlete Türk de hinik bajaren leva kurda mekbek sur cizre hilveşandı bu dema pevaje revebriye hoserde de su bek sur cizre Hivaşan'da hilveşan diye yani yani eriş kirvan bajara embejin Dınavvan'da mesela jineko hatı bu gırtın van erişanda evci pek iradeye gel der vasi parlamento biye evcubome vati gibi sembolik ey ku viyadı nişandan ki iradeye gel naye şıkandın yani iradeye gele kurt
AKP hemû pêkanîne xwe ji aniye devre, xistiye devre, dîsa jî îradeye gelê Kurd neşikandiye. Ok, il fatto che ci siano, per quanto riguarda l'identità delle donne, le donne, il fatto che ci siano queste donne elette è fortemente simbolico, perché per quanto riguarda lo Stato turco, aveva attaccato molte città, come per esempio Sur, Cizre, eccetera, e in questi attacchi lo attaccava il ruolo delle donne, e appunto imprigionava e colpiva in particolare le donne. E il fatto che appunto queste donne siano state elette è un significato molto simbolico, perché queste azioni dell'AKP, queste azioni dell'esercito turco non sono riuscite a rompere la volontà del popolo. Naha piştî hilbijartin jî ber yani şeva hilbijartin de Serok Veziri Hundirin AKP Hevseroka HDP tehdit kir. Got emi va nadin jiyan kirin. Pervin Buldan tehdit kir yani bir ya telefone. Yani got emi va bu kujin em na va nadin jiyan kirin. Rahme van tişta. Yani hem berevi refleksin çebu. Ama ev jümera biyadı nişandan ku yani bir ketina parlamento gelle kurt hemu nagici hemu armanca ho enviya baştı zanın yani evci ev erişi ku yancı ev hakareti ku le vezir hevseroka HDP jikir biyaz jümera başta yani şandan. Ok, dopo queste elezioni in cui ci sono state appunto minacce, anche minacce telefoniche, minacce di morte rispetto a queste persone, è stato mostrato un riflesso della società, un riflesso buono. Però siamo anche coscienti che il fatto di essere arrivati al Parlamento non è tutto, perché per esempio quando erano arrivati al Parlamento prima, in ogni caso continuavano ad esserci attacchi. Jibervi tekoşina gelle kurt hem bu kadan da berdevam bıkı. Yani hem le kadı parlamento hem le kadın nava civakte hem bu kadın ku devlet dıxvazı iradeye gel bişkini lübederi ev çavadı bejin tekoşin berdevam bıkı. Kesen ku ketiye parlamenteci eğer ancak bir irade hobikiyek yani bir irade her tim esas bir girici bu tekoşine ho ancak ev has yani dikarı bir kişi armanca ho ve çakı em dikarın bejin rastici vana siyasetteki demokratik meşandıra. Ok, per quanto riguarda la lotta curda, essa è in tutti i clan, in tutti gli spazi, in tutte le situazioni, cioè c'è nel Parlamento, c'è nella società, assume tutte le forme della vita e in tutti i posti in cui c'è lo Stato turco in questo caso, che vuole distruggere la volontà del popolo. E in Parlamento in particolare, se in Parlamento continuano a lavorare per questa volontà del popolo, allora diventa una cosa buona, allora può portare dei risultati, allora può essere uno dei contributi per una politica che sia effettivamente democratica. Grazie.